che vado a prendere Ma la Rubi c'ha gli occhiali. Ciao ragazzi. Paolo, buongiorno. Ciao. C'è più addome e poi ha fatto la tacca in cefalo il 22. Anamico? 148-81, frequenza 110, saturazione 91 in aria ambiente. Allora senta, ci sono un bel po' di problemini sulle coronarie in realtà, per cui se è d'accordo inizierei a sistemargliene qualcuno. E magari vediamo, probabilmente non riesco a sistemare tutte le coronarie oggi, facciamo una prima procedura e poi successivamente vediamo di completare. Diciamo, riempirla di spente così da un giorno all'altro può essere un po' problematico, un po' più lungo come procedura. Vabbè, le kit, le M4, una medaglia blu, doppio
Non ha mai fumato, signore, no? Non lo so se sia una disgrazia o una fortuna in questo caso. Dovrebbe essere una fortuna. Dovrebbe essere una fortuna. Fumavano in casa? Beh, mio marito sì. Dopo ha smesso però. Cioè, è arrivato a un certo punto, avendo due bambini piccoli, e la casa era tutta... piena di fumo? No. Vietata. Ah, vietata. Fumavano i fortuni, basta. Adesso esce dolore. Cosa? Scusate, visto che siamo nel Cahier de Doleanze, dica. Ma nessuno ha pensato alla mia faccia di oggi. In che senso? Nel senso che ieri sera sono entrata in carico oltre. Sì, ma perché non è passato il signore? La Vespa Teresa, mi scusi, Vispa Teresa ha detto che bisogna sentire non so chi. Poi comunque per il pranzo faccio venire qui l'os che le fa l'intervista. Bene. E vedrà che poi sistemiamo tutto. Sì, faccio leggere. Adesso leggiamo, vediamo cosa c'è scritto. Cioè, non posso mangiare tutto. Non gli ha detto l'ortopedico. Poi leggiamo. Buongiorno. Buongiorno dottore. Quella lì va bene. Va bene. Va decisamente bene. Rimpicchiata un po', sta urinando. Non fare questo, ci stavamo chiedendo. Una colostomia anche. Una risezione e colostomia. Colostomia. Invece il dubbio di un diaframma che non va. In realtà è stato un sinistro allargato. Perché non va sto diaframma? Lei lo fa facendo una scopia per vedere. Il lato della parte epatica sono sicuro, perché il fegato contrasta bene col diaframma, quindi si vede proprio bene. Ecco. Dall'altra parte non l'ho visto benissimo, quindi il sinistro non sono sicuro, perché lo stomaco non riesce, con quell'eco lì non si riesce a contrastare bene. Però questo è proprio fermo, secondo me. E lei ha proprio questo respiro paradosso che lo chiama. O l'altro dubbio è un problema centrale, che per qualche strano motivo nel suo arresto abbia avuto un'ipoperfusione dei centri del respiro o del centro del diaframma e abbia avuto... Però perché è andata in arresto? Non lo sappiamo ancora. No, però lei anche adesso, guarda, adesso mi posso dare. Va bene, ci risentiamo. Grazie. Ciao. Facciamoci vedere. Andiamo. Ciao. Ciao ragazzi. Come hai fatto a farti male? Dai, mettiamo la bella stecchettina e fra una settimana vieni a fare un controllo. C'è la lacrima facile. Allora, facciamo così. Per non farti male, mi dai questa mano, fai così. Pieni un pochettino, così ti prendo la misura di qua e non ti faccio male di là. Ok. Bene.
Che classe fai? Mamma mia, si è fatto male anche la lingua. Si è fatto male anche la lingua ieri, eh? Parla, Andrea. No, non c'hai voglia. Ti ho fatto così tanto male? Sì? No, non ci credo. Dile caste, finirai a Bethesda o? Sì, a Boston. Poi mi chiama Trump. Poi? Va bene? Ti dà fastidio? No, vai. Dobbiamo abituarci. Stai, dove vai? La manella. Quindi qui è, sì sì. L'ascensore non va da su. Ma dopo sono cortesi, sa Allora, le etichette sono già uscite di preghiera, ma le abbiamo già fatte. Dici buongiorno! Buongiorno. No, la gas non ancora, volevo capire perché non si sentiva il polso bene. Cosa succede? Poi gliela fa. Cosa succede? C'è fuori il figlio. Ci sono i pareti? Sì, fuori. Ti richiamo? Facciamo un serio fiale di lato. Ho parato 80 di urbasone e solo nel cubo. Bravo! Qua ci si, aspetta, io ti faccio la. Dov'è la siringa quella che ci metto? Andiamo a rifare la mettiamo. Dobbiamo mettere una mascherina un po' fastidiosa, eh? Cerca di adattarti bene alla macchina che ti aiuta a respirare. Va bene? Bene. Si va? Fa male?
famiglia qui noi, eravamo tutti alla grande. L'importante è che fine mese arrivano i picci. Pacciucciamo. E voilà. Agile sul lavoro. Questo modo di lavorare anche nel senso con l'armonia, e questo è il lavoro comunque alla fine. Ah, ascensore, consegno, buongiorno, buonasera, e te ne vai. Sollecitare i toraci, abbiamo un sacco di pazienti che sono in attesa. Devo chiamare un attimo la radiologia. Chi sono i pazienti? Ti ricordi? Questo è ancora a letto 10. Ancora lui? E mi hanno già risposto. Allora, siamo in attesa di questi pazienti. Nove Nichetti. Neurologia? Sì. Un attimino che guardo. Abbiamo il busco per compresse. Eccomi qua. Allora, una è un'occlusione bruttissima, quest'altra è una che ha dentro un bambino in pancia con un versamento endoaddominale. Visti adesso e sono in pronto soccorso. Ok, questa sarà la seconda volta che lo hai tu, medico di riferimento di là. Ciao Silvia. Eccoci. Beh, la mamma faceva la primaria radiologica a San Pellegrino. Adesso non so se è già in pensione. Penso di sì, vista l'età del figlio. Pietro ormai ha 40. No, forse siamo sui 50. 50 Pietro? Pietro sì. Sì. Ah sì? E il tempo passa, non solo per noi, anche per gli altri. Cioè, guarda, ormai da quando ci siamo conosciuti, noi ci siamo conosciuti nel 1999, in chirurgia d'urgenza, in policlinico, perché io lavoravo lì. Ma lì sono stati i primi anni della riforma lombarda, che c'è stata la diaspora. Sì. Sì. Beh, poi sai, qualcuno è diventato primario, giustamente. Un po' Chiara. Beh, Osvaldino è... Beh, io sono stato con lui 3 anni in antishock.
Per cui con lo Svaldo. Sì, erano, guarda, erano proprio il periodo della declino ormai della Chiesa. Citerio. Citerio, Marco Citerio. Marco. Sì. Io ho fatto la tesi con lui. Con lui, dai, veramente. No, è secondo me. Giorno. Tra le fuori. Le goccine, la che le metto? Le ho già date io. Ma sono già dopo che hai le date. Ma si così noi facciamo il lavoro. Mi rubano il lavoro. Manca il lavoro. Gli altri li ha già presi. Manca questa bottiglia in caffè. Ma no, non serve. No. È basso questo. Copriletto lo vuole? Copriletto. No, no, no. È buono. Fermali. Bravissimo, adesso giro un pochettino qua, scusa, di là, senza il nome, ma è classica, solo però è il accompagnamento. Tra tre giorni che mi date fuori al mio, ma che ci sono i testi che hanno solo per il prego. Deve aspettare il salato. No, no, andiamo da andiamo fuori per frate e vediamo. Arrivederci. Thank you.
Il ragazzo del letto 1, Canidio, scende con te a piedi mentre porti Casazza. Poi man mano ti dico no, ecco. Io intanto mi informo per Mazzocchi, ok? Va bene. Non è stato richiesto il direttore Alice. Residuo da 3,50, domani rimozione drenaggio. Allora vado a sentire il dottor Rana. Camera 7, letto 21. Pronto? Oh, facciamo un mondico, Infatti, domani. Mi sistemo, dai. Domani assisteremo. Facciamo con un giorno. Tutto bene? Sì. C'ho mi fretta domani, C'ho mi fretta un'oretta, Basta, guarda, non di più. Dopo poca. Un po', Un po' difficile che domani vado a casa. 5-6 giorni. Sì, ecco. Lui ha molta fiducia in me, dottore, molta fiducia. Sì. È venuto a casa e dice mi piace. Se la porta con le mani. Oggi può mangiare comunque. Sì. Ok, mangi quello che le diamo perché comunque sì. Sarà una dieta un po' priva di scorie. Vabbè, quello che arriva arriva. Bene. La dieta la signora bene, la può. Che fa? Vitto. Sì. No, sto guardando gli esami, si sono chiusi arrivato, Zipoli rosa. Portelli. Bottiglia. Ah, il signore dell'ustione? Ah, ho capito. Bianchi e Rachele, va bene. Ciao. Ciao. Quindi lo preparo. E qui per il paziente, no? È il dopo. Sì. Che va? Mi prende il biglietto perché dice che non ha... Adesso la faccio aspettare un attimo. Sì. Buongiorno! Allora? Come sta? Sì, sto bene. Molto bene? Oh, meno male.
Non parli di muro. No, no, beh, cosa c'è qua dentro? Magari qua dentro sì. Sì, sì, ce l'hai qua dentro sì. Nella scalopina sì, sì, ma. Come c'è? Ci vuole un po' di rosso, non c'è il rosso. Comunque c'è rosso. Un po' di rosé. Mettilo qui. No, grazie. Almeno. Mangia il tavolo? Sì, mangia il tavolo. Allora, questa qua lo libero. Qua avevo già preparato questo lago, che ci sono gli altri con le spazzature nuove, che sono tutti piani. Questo lo teniamo là. Terreno, potenza superiore, secondo me, l'ordine superiore a terra. Sì. Ma senti, ora passano in questa posizione. Anche appena. Altri tre e vado a sei. Sì. Ecco, no, mi raccomando, fermo con lei. Allora. Fermo un attimo. No, 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 non muova troppo la testa, lo strumento, non mi ti fa male, ti fa male. No, allora, guardi, si passa benissimo, né? Tranquillo. Perfetto, bravissima Zanotti, lei collabori così. Respiri tranquillo così Zanotti, bravissimo. No, no. Non è proprio troppo più gatto. Non fa tirare fuori. Non ti ha tirato. Non ti ha fatto. Ok. Prima però. Bravo, dai, un po' di tempo. Era? Capito? È quasi finito, bravissimo. Right here. Yeah.
adesso cerco solo quelle protezioni di fila di davanti. Io vado a fare il letto 4, che poi chiamo. Gli dici che era un paziente nostro appoggiato da voi e che però per errore, anziché trasferirlo, anziché dimetterlo perché viene dimesso e mandato a rivolta, è stato trasferito in pneumologia in data di ieri. Ok, Rossi Fiorenzo. Fiorenzo, va bene? Ciao, benissima. Ciao, ciao, ciao. Bandi lo sposti e rientra Bertidelli. Oggi la tag di controllo, lo so, sono già detto i colleghi, quindi da tutto bene. Sì. Grazie. Dai, ci vediamo. Arrivederci, buongiorno. Cosa più difficile è riuscire a comunicare per telefono. Per cui devi fare i chilometri perché... Eccola, ciao Marco Monti. Ciao Antonella. Per caso c'è Zucconi da te? No, eh? Non c'è, ho già provato niente, faccio io, 2016. Ciao, grazie, ciao Antonella. Facciamo la lista per il cordio. Buongiorno. Allora? Ho già cominciato a lavorare tutto senza. Non sei malato. Insomma, sei venuto per un motivo, ti abbiamo operato per un altro e poi siamo ritornati. Quello iniziale. Il mio fiale qua. Grazie mille. No. L'anestesista era quella ragazza con gli occhi azzurri, che era già tutta parata. Cristina, la poi Cristina. C'era Paolo, sicuramente come anestesista. Quello con la barba di anestesia. Un ravennate, c'era un ragazzo ravennate. L'altro anestesista, Michele. E poi la ferrista era... C'era una ragazza abbastanza... Antonella Volpe, sono tutti in sala operatoria. Adesso guarda, fai un po' e finiamo te. No, portiamo su, dai. Sì, apriamolo, scusa. Ti vuole che portate? La portate, tra altre cose, è amico di Pasquale, quello di Ferrara. Il suo amico di Ferrara. Certo. Che ho operato io di colecisti ed erni. Siamo pronti? Ehi! Puoi passare un attimo, Marco, da... Scusa, che roba sono?
Ma capì che tu vai? Sì. Sono i dolci tipici di Ferrara, apriteli. No, prendo quello. No, apri quello tuo. Cosa aveva fatto? A dicembre gli ho fatto una colicistectomia. Ah, prima la colicista e poi l'ernia. E dopo l'ernia bilaterale. Vediamo il tuo vicino, sto a posto, va a casa. Bene. Ha ripreso a mangiare? Sì, sì, ho mangiato sia ieri che stamattina. Non ha avuto problemi, disturbi? No. Ok. Allora poi quando vuole, nel pomeriggio, primo pomeriggio. Quando la lettera chiamo mia moglie e mi faccio venire. Va bene. Sono Gladys, ti passo la Maria, vuoi parlare con lei? Tieni, aspetta. Dimmi, cara. Sì. Sì? Ok. Ok. Va bene. Ciao, bella. Ciao, ciao, ciao. Loro fanno i casini, visto che alla fine me la devo vedere sempre io. Thank you.
Andate di là. Mangiate. Sarà sul tavolo. Non sei passato dalla cucina? Cioè. Finale di gara. Conteggio finale, tutto a posto ragazzi? Tutto a posto? Giusy? Criticità no? Ok. Faccio 2. Ore 10:30. Oh. Sì, attenzione. Quando il diavolo ti mette le mani sulle spalle vuole l'anima. Grazie a tutti. Ciao, ti chiamo Giuseppe. No, era più. Deve. Deve fare le visite cardiologiche eccetera e lo prepariamo e poi lo prendiamo. Lo prepariamo. Ah.
Mi sei andato indietro, hai fatto 29. 32. Ok, grazie. Che 19. Allora, facciamo cose più difficili. Vai. Un tappo di una birra. Ah, però. Quando il gioco si fa duro. C'è, sono sicura. Bravo! Allora, bravissimo. Un bottone. Un cerchio spesso. Thank you.